Sicurezza negli edifici scolastici e non solo. Il Movimento 5 Stelle presenta in Consiglio Comunale un'interrogazione sull'effettivo stato degli immobili dopo il terremoto che poco più di un mese fa ha visto travolte Amatrice, Accumoli e Pescara del Tronto. Secondo i grillini, le informazioni diffuse da sindaco e vice sindaco non dipanerebbero dubbi e perplessità. E oggi chiedevamo in particolare, dopo aver fatto accesso agli atti ed aver appreso direttamente che le scuole adeguate sismicamente nel comune di Chieti sono soltanto 8, chiedevamo anche di sapere se a seguito dei sopralluoghi che sono stati fatti dopo il sisma di Amatrice fossero stati redatti dei verbali di sopralluogo dove magari appunto si dava atto della situazione corrente. Ebbene, l'assessore ci ha risposto che di verbali non c'è nemmeno l'ombra e che, testuali parole, se l'ufficio tecnico del comune di Chieti non sa fare nemmeno dei controlli sono problemi dell'ufficio tecnico. Noi crediamo che le cose non stiano così, che un assessore comunque sia, che è il vertice amministrativo apicale dell'organizzazione anche degli uffici, dei dirigenti, debba avere la situazione sotto controllo e debba sapere se un ufficio e il personale di quell'ufficio è in grado di fare dei controlli ed è in grado di dare una risposta ufficiale appunto in questo caso specifico sulla sicurezza e sulla tenuta statica degli edifici, che non sono soltanto quelli scolastici ma quelli in generale del comune, perché noi quello abbiamo chiesto, non ci siamo preoccupati questa volta solo degli edifici scolastici ma degli edifici comunali in generale.